a tutti e tutte, buonasera, grazie per essere qui con noi, bene, sono contentissima di, di stare qui e alcuni già ci siamo visti martedì, però ecco il nostro primo incontro di questo corso magnifico e lo voglio inaugurare con le parole eh, di Paolo che stasera per mille impegni non riesce ad esserci ma ci sta seguendo e sono le parole di Paolo al libro che abbiamo tradotto di Gesù allora, vediamo che dice Maestro Paolo Gesù Guillen sarà lui ad orientare le vele ci condurrà dentro i complessi meccanismi del nostro cervello con tutta la sua passione e la sua arte Gesù per me è stato un maestro prezioso non tanto per il cosa mi ha trasmesso quanto per il come Leggerlo, ascoltarlo ti seduce letteralmente, ti seduce perché quando parla si prende cura di chi ascolta e allora riesce meravigliosamente ad aprire le porte dell'attenzione e a spalancare quelle del pensiero e della memoria. I contenuti che porta hanno un valore immenso, non solo per il miglioramento delle pratiche educative, ma anche e soprattutto per il miglioramento della vita di ciascuno di noi. Dopo aver assistito per la prima volta ad una sua conferenza... Mi sono sentita subito una persona inadeguata e più speranzosa. L'opera di diffusione che sta facendo Jesus sta avendo un impatto benefico sulla vita di tante persone, soprattutto di tanti studenti. Stiamo finalmente capendo che se un bambino non riesce ad esprimere il suo potenziale, il problema è quasi sempre da ricercare nell'ambiente intorno a lui. Stiamo imparando che l'apprendimento si nutre della meraviglia, della serenità e dell'allegria e che trova grandi ostacoli nella paura e in, gener in generale in tutte le emozioni spiacevoli. Stiamo capendo perché l'apprendimento parte sempre da una motivazione interna. Stiamo scoprendo perché per il nostro cervello il gioco, l'arte, la mindfulness e l'educazione emozionale sono un nutrimento fondamentale. Stiamo scoprendo perché il nostro cervello ama il movimento e la vita in natura. È vero. Molte di queste affermazioni non sono certe nuove in ambito pedagogico, ma siccome c'è ancora una discreta fetta di insegnanti e genitori che lo osteggiano, il supporto delle neuroscienze non può che farci bene. La neuroeducazione ci offre tante nuove possibilità per trasformare e migliorare l'educazione e Jesus ha un talento straordinario per spingerci ad esplorare con ottimismo queste preziose possibilità. Lo faremo e come ama dire lui, sarà una meraviglia. E quindi mi sento super lusingata e onorata a condividere con voi questa meraviglia, è un corso a cui tenevamo tantissimo, e stava già nella, nella testa e nel cuore di Paolo da tempo. E quindi ci tengo a presentare Jesus. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Benvenuti grazie mille, grazie mille, Margherita. Has visto qué introducción Paolo que te ha wow, wow, Muy emocionante, muy agradecido, ¿eh? muchas gracias. Paolo me quiere sí, mucho. Sí, sí, <laughs> absolutamente, sí, absolutamente, eh, Jesús, cómo estás, cómo te sientes. Bueno. Pues, eh, estoy estos días en una ciudad del sur de España que se llama Marbella, muy turística y estamos haciendo unas investigaciones sobre las funciones ejecutivas en, en diferentes escuelas con, con niñas y niños pequeños y bueno ahora estoy en, en la habitación del hotel ¿eh? espero que se escuche bien mucho trabajo intenso pero muy contento de poder compartir con todas vosotras y vosotros con, con toda esa gente maravillosa que conforma el asilo en el bosco y con todos los participantes porque Vosotras, vosotros sois lo protagonista eh, del processo di de trasformazione e mejora dell'educazione. Bene, Gesù si collega dalla città di Marbella, Marbella nel sud della Spagna, perché sta appunto si è riunito lì con un gruppo di ricercatori eh, per fare una ricerca sulle funzioni esecutive in diverse scuole, quindi con bambini e bambine, e ora è collegato dalla sua camera dell'hotel. Spero che si sente bene, io ti sento bene ed è molto contento di condividere con tutti noi questa esperienza ed è anche grato all'Asilo nel Bosco e chiaramente ai corsi, a tutti voi corsisti perché siete voi i veri protagonisti del miglioramento ehm, dell'educazione e quindi anche della società. Bene. Perché lo che sta claro sempre lo decimos, Margherita, che lo più importante è l'educazione. Sono le persone. Chiaro? Perché la cosa più importante nel campo educativo, nell'educazione, sono le persone. Eh, il cervello è sociale, no? Giusto. Questa eh, è una cosa sì, sì, sì. <ride> ho studiato, <ride> ho imparato. Muy bien, bravo. <ride> e ci differenzia anche dagli animali, immagino, no? Questa, questo bisogno di tribù, di tri, tribù, no? Che, sì. Come dice. Sì. importante la educación porque estamos programados desde el nacimiento para, para aprender a través de la imitación de la interacción social qué importante en la educación fomentar el trabajo cooperativo la interacción los proyectos sociales suelen ser cooperativos la tutoría sí. entre iguales participación de las familias en, en la escuela no qué importante sí Perché siamo programmati giustamente, come dice Gesù, geneticamente programmati proprio per, per, come esseri sociali, quindi per stare con gli altri. E per questo è importante che nelle scuole ci sia, si fomenti l'interazione, e, e l'interazione anche la possibilità di imitare, perché attraverso l'imitazione, sin da piccoli, noi impariamo dagli altri. Quindi sono importantissimi i lavori di gruppo, i lavori di cooperativi, i progetti sociali, il, peer, cioè il tutoraggio tra pari, il peer instruction, ma anche coinvolgere le famiglie nell'educazione dei loro figli. La soledad no deseada è tremendamente perjudicial para la salud a nivel cerebral, tal como nos ha confermato la pandemia. La solitudine non diciamo desiderata è dannosa per la salute cerebrale, proprio come ha confermato la pandemia. E, ti faccio una domanda di cuore, Gesù. Io <laughs> ehm, vedo che appunto nelle scuole pubbliche adesso. Alla fase degli inserimenti, soprattutto negli asili, no? Nella, nel Jardín de Infantes, e i genitori non hanno più modo di, di accompagnare i bambini dentro le classi come succedeva prima, e quindi molto spesso le maestre sono costrette a strappare questo bambino che non ha mai visto le maestre e portarlo dentro la classe. Chi che che tradusca lo che dice? O... Sì, che stai, stai commentando che. Ahora eh, en, en, Italia en, en Italia, en España también, estamos en fase de adaptación, ¿no? Sobre todo en el jardín de infantes eh, y con el tema de la pandemia, los, niños, eh, los padres ya no pueden acompañar a los niños a la salita, a la sala, sino que la maestra se lo agarra de los brazos de la, de la mamá o del papá y entran así. Y me imagino que esto es súper perjudicial, ¿no? Sí, pero vamos mejorando. Hoy, por ejemplo, he visitado una escuela de infantil, un jardín de infancia, como comentas tú, Margarita, y ha habido una cosa que me ha gustado muchísimo. Y es que he visto a las familias, bueno, algunas mamás, algún papá, en la escuela eh, participando en un proyecto, dibujando, haciendo unos dibujos en el patio, creando unos espacios, ayudando a desarrollar un proyecto de la escuela. tanto direttamente ellos. mi ha gustato molto Gesù sì. sì. sta rispondendo a quello che dicevo io quell'osservazione rispetto al fatto che mh, i genitori non possono più entrare in classe e accompagnare eh, i bambini no? soprattutto quelli che stanno per iniziare eh, la scuola dell'infanzia lui mi ha detto sì è vero però per fortuna stiamo migliorando perché oggi ha visitato una scuola e ha visto delle famiglie Coinvolta appunto en un proyecto para el mejoramiento de la escuela, estaban dipingiendo, estaban sistemando. Es claro sí, quello... que, que, que no tenía muchos recursos, poco espacio, eh, en un entorno urbano, pero también me ha impactado la ilusión de la directora, la ilusión de las maestras, y eso se respiraba en el aula, en la clase. Las niñas, los niños alegres se te acercaban, te abrazaban, les preguntabas, te respondían. Se respiraba vida en esa escuela, a pesar de la falta de recursos. Suplí por mucha creatividad. e Dice appunto che in questa scuola, eh, era, una scuola eh, era una scuola che ha visitato lui, no? che era una scuola okay. di poche mh, risorse, però comunque si respirava un clima, un clima positivo, un clima di allegria e molta speranza, soprattutto da parte della direttrice e dalle parte, da, da parte delle maestre. Anche i bambini si avvicinavano, facevano domande, erano sereni, no? Quindi si respirava proprio un clima più disteso. Y eso es muy importante para el aprendizaje y también nos lo está confirmando la ciencia. Generar climas emocionales positivos que favorecen el aprendizaje. Ese vínculo entre los compañeros, con la maestra, con el profesor, es muy, muy importante en cualquier etapa educativa. Il clima è davvero importante perché è quello che incide sull'apprendimento, quindi un clima emozio emotivo, emozionale positivo, no? dove sia favorito il legame tra i compagni, ma non solo, ma anche tra il bambino e le maestre, perché è proprio questo, questo clima, ripetendo no? quello che dicevamo all'inizio, che ehm, favorisce la, la, dal, dallo stimolo, l'impulso all'apprendimento. Y eso no solo se hace con estudiantes pequeñitos, lo hacemos con estudiantes adultos. El primer día de la clase utilizamos dinámicas de gestos para presentarnos. Hacemos un gesto para que cada uno de los compañeros reconozca nuestro nombre. Yo, por ejemplo, me presento eh, a... y hago el gesto de Aquí cuando estornudamos se dice Jesús. ¿eh? Entonces, el primer día todos los compañeros tienen que acabar conociendo el nombre de los otros. Y lo conseguimos. Queremos desde el primer día ir, genera ir generando esta conexión, este vínculo que luego nos permita no trabajar en equipo, sino realmente formar equipos de alto rendimiento, cooperar de verdad. Eh... E qu appunto questa, mh, questo clima è importante in tutte le tappe educative, non solo per i bambini più piccoli, ma anche per gli studenti adulti. E ci racconta come lui, anche no? eh, sin dal primo, gi il primo giorno che conosce i suoi studenti, immagino all'università, perché è professore universitario, appunto mh, quello che fa è creare delle dinamiche. Per, poter, per far sì che tutti i compagni si conoscano, sappiano i nomi e si possa generare questo clima, ma anche si venga favorita la, la cooperazione, no? E quindi si creano dei legami. Una di queste dinamiche che lui è solito usare è mh, per esempio che ognuno si presenta con un gesto riferito o relazionato al nome in maniera tale che poi gli rimanga anche in mente. Nel suo caso, lui che si chiama Jesus, starnodisce. Jesus, perché in Spagna quando si sannudisce si dice Jesús, e, e poi chiaramente fa questo segno no, della preghiera, e quindi rimane bello che è impresso e tutti si ricordano i nomi. E effettivamente, si, una dinamica... hablamos... <ride> sí. e effettivamente sí. tal come hai commentato tu, Margarita, la importanza del juego, dell'arte, dell'educazione emocionale, de di tutto lo corporal. También lo tenta todo esto eh, en la etapa universitaria. También utilizamos las recreaciones teatrales para explicar un determinado concepto. Eh, realizamos proyectos gamificados en donde se integra el juego, damos importancia al vínculo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto es importante en todas las educativas. ricalca sul fatto che sono, è sempre è il legame è importante in tutte le tappe educative e si può proprio favorire attraverso il gioco, l'arte, l'educazione emozionale come avevamo menzionato prima leggendo la prefazione al libro di Gesù, la prefazione scritta da Paolo no? quindi anche l'attività fisica l'attività teatrale e, e, oppure dei progetti di gamification, di gamification sono tutti fattori che possono favorire la generazione del, del legame. e ehm, du Durante il corso ne vedremo, e vi dico una cosa: Gesù ha il, eh, il potere di, di trasmettere così tante informazioni, ma allo stesso tempo riesce anche a dare anche, mh, delle implicazioni pratiche, diciamo, no? delle applicazioni pratiche e quindi tante strategie da usare, non solo in classe, ma anche con. i... Con i propri figli o con, con, i, con le persone con cui ci relazioniamo, perché come dice lui, anche non solo con i bambini, ma anche con gli adulti. E per questo uh, questa sera abbiamo deciso di aprire il webinar, uh, sebbene sia il primo webinar del corso, uh, a aprirlo nuovamente a tutti perché riteniamo che i contributi sono davvero davvero preziosi e, e saremo felici se più persone salissero su questa barca no? che nel, per viaggiare nel, nei meandri del cervello e conoscere meglio le neuroscienze grazie poi alle meravigliose lezioni di di Gesù, che ne vedrete delle belle, perché, come già detto altre volte, riesce veramente a entrare dentro le case eh, a superare la barriera dello schermo, riesce a fare eser esercizi tramite una registrazione e dà degli strumenti ottimi anche per quelli che amano, non hanno, hanno tanto le scienze, come nel mio caso. <ride> Fantástico, ese es el objetivo ¿eh? del curso, vincular lo que dicen las investigaciones científicas, especialmente las que provienen de la neurociencia, las aplicaciones prácticas en el aula o en cualquier otro contexto educativo. Porque estas estrategias nos sirven en la familia, en cualquier contexto social, en el aula, en cualquier etapa educativa. l'educazione sempre decimos che ha da far partecipare a tutta la comunità educativa. L'obiettivo è proprio questo, no? dice Gesù, legare del corso, legare, eh, correlare le, le ricerche scientifiche, i risultati delle ricerche scientifiche e, da, e trovare le loro applicazioni pratiche a qualsiasi contesto educativo e a qualsiasi tappa, diciamo, a qualsiasi età, eh, quindi sia in famiglia che in classe che anche nella società. E perché è importante, appunto, che, mh, che tutti partecipi. E, e, e come ha detto anche prima, è proprio quello di migliorare l'educazione per poi a, a, a nostra volta poter migliorare la società. <ride> Bene, ma sai, Gesù, ci sono. Mh, Tanti, tanti miti no? rispetto al cervello, come dicevo prima, eh, ci sono, per esempio io ho sempre pensato di non essere portata per le materie scientifiche, no? e quindi è proprio una cosa che mi ha bloccato dallo studio della matematica, della fisica, mi sono sempre autoetichettata e, e mi sono sempre detta no, io non ce la posso fare. E, mh, devo dire che poi ultimamente, una settimana fa, ho dato un esame di matematica all'università e ce l'ho messa tutta e mi sono cercata anche, grazie a, a quello che tu mi hai insegnato, di togliere dalla testa questa etichetta. E alla fine, l'esame ho studiato tanto, ma sono andata anche bene proprio grazie alle tue parole e a tutto quello che ci hai mostrato durante i tuoi corsi. quante etichette, quantos stereotipi limitanti, quante idee che desde pequeñitos vamos interiorizzando e nos van perjudicando y que muchas veces pues, son falsas y no tienen razón de ser. Hay que combatir esas, esas etiquetas tan dañinas, sobre todo que se generan a través del lenguaje de los adultos. El cambio siempre es posible, el cerebro es tremendamente plástico, una puerta abierta a la esperanza. Eso implica que debemos esperar la mejora de todos los estudiantes, todos es todos. Lo che vogliamo è che ogni studente, ogni niña, ogni niño, possa apprendere con tutto suo potenziale, essendo ella misma o il mismo Quante etichette, no? Collegandosi a quello che dicevo io, quante eh, idee che interiorizziamo, no? e sono tutte, cioè, nel senso sono idee false, queste sono etichette, quindi sono idee false, bisogna combatterle. E molto spesso a generarle sono proprio il linguaggio degli adulti, però per fortuna il cervello è plastico e questo ci dà tanta speranza perché vuol dire che siamo, che siamo sempre in grado di, cioè, di cambiare, c'è sempre un'opportunità per il miglioramento e, e quindi tutti, tutti, tutti inclusi possono migliorare, tutti possono apprendere e possono farlo con tutto il loro potenziale. Okay. Es el de las matemáticas. Eso de que las niñas tienen que ser peores en matemáticas que los niños no tiene ningún fundamento, como nos demuestran eh, revisiones recientes. Y esas falsas creencias muchas veces provienen de los adultos, basadas en algo que no tiene ninguna razón de ser. Todos podemos aprender matemáticas. ¿eh? Bien. Tanto no limitemos, eh, non etichetemos. Dice un altro, un altro stereotipo è quello che le bambine sono, vanno peggio dei, dei bambini, no? dei maschi nella matematica, ma sono delle false credenze e spesso sono generate dagli adulti, e, no, e quindi non è, ve, non, non è così. Tutti possiamo imparare, non ci sono distinzioni. Gesù, qual è. Eh, posso farti una domanda un po' personale: qual è stata uno, uno stereotipo, un'etichetta che tu avevi e che, grazie allo studio e alla conoscenza del cuore connessa cuore del cervello connessa al cuore, mi confondo sempre, eh? e, e sei riuscito a combattere? Che hai muchos, però, il tipico commentario che si escu escucha nella scuola è: es, Io non valgo. Las matemáticas, yo dibujo mal, yo tal. Basado en experiencias previas negativas, ¿no? El otro día en el webinar ponía el ejemplo de que un niño se me acercó con ocho añitos y me di siempre se me han dado mal las matemáticas. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué experiencias previas habría vivido este niño? ¿Qué habría escuchado de los adultos? Pues todo esto va condicionando y acaba siendo tremendamente perjudicial porque estas creencias condicionan nuestro aprendizaje. Aprender puede ser complicado, pero desaprender cuando se han formado conexiones neuronales rígidas, situaciones de miedo, estrés prolongado, etcétera, etcétera, puede ser muy, muy complicado. Y también los adultos tenemos... Esas huellas interiorizadas, esos esquemas mentales arraigados que no tienen ninguna razón de ser y que nos limitan. Afortunadamente se pueden combatir estas estrategias. A veces es más difícil, a veces es más sencillo. dice appunto che i tipici commenti che lui ha ascoltato di più è che disegna, di, disegno male o, ma, oppure vado male in matematica tutto è dato poi da, da esperienze negative precedenti no? gli, è, gli è capitato anche di ascoltare un bambino di 5 anni eh, senti, cioè un, incontrare un bambino di 5 anni e sentirli dire io, sono sempre, io non sono sempre andato male a matematica, non andrò mai bene a matematica il bambino va solo 5 anni quindi è, sono molto pericolose queste credenze perché condizionano il nostro apprendimento e disapprendere è ancora più. Se apprendere è difficile, disapprendere è ancora più complicato. E, e è chiaro che noi adulti abbiamo delle, delle tracce che ci rimangono, no? delle impronte che sono poi difficili da, da smantellare e che ci limitano. Qué importante es el, el lenguaje que utilizamos los adultos, qué importantes son las expectativas positivas de los adultos sobre el desempeño de los hijos, de nuestro alumnado, etcétera, etcétera. Este vínculo emocional que vamos generando en el aprendizaje se ha demostrado que tiene un enorme impacto. Quanto è importante il linguaggio che usiamo noi adulti verso i, pro, i bambini, verso i figli o, o gli alunni? Perché, comunque, eh, con, come diceva prima, condizionano il, la, la, loro, la loro identità e, in, in quant, invece, è molto più importante proprio per questo, queste, lo, quelle negative lo condizionano. Immaginatevi quelle positive che sono sicuramente più incoraggianti per far sì che poi i nostri figli o i nostri alunni possano. Uh, aprirsi e a, diciamo raggiungere una migliore prestazione no? Sì sí, sì, sí. molto importanti gli aspetti emozionali e molto molto importanti sì, sí, è molto importante gli aspetti emotivi uh, nell'apprendimento infatti y come vedete gente... nell'immagine di fondo che anche l'immagine della copertina del libro il cervello è connesso al cuore Sí, porque hay, hay diferentes estudios que nos están demostrando que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. A nivel cerebral, esas redes neurales que intervienen en lo emocional también participan en lo cognitivo y pasa lo mismo con lo sensorial, lo motor y lo cognitivo, etcétera, etcétera. Hay una integración ¿eh? entre redes neurales. Por eso es tan, tan importante este enfoque integral en la educación que va más allá de lo cognitivo, siendo importante lo cognitivo, pero que también atiende las necesidades físicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Este enfoque parece que es muy, muy importante para trabajar estas funciones ejecutivas del cerebro vinculadas al autocontrol, a la atención, que son básicas para todo. E diversi studi ci hanno dimostrato che non possiamo separare gli aspetti emotivi da quelli cognitivi, no? E infatti le, le reti neurali sono connesse, e, perché comunque agiamo diciamo che il cervello è globale, no? E quindi per questo è importante approcciare, c'è cioè quindi un'integrazione di queste reti neurali. Per questo è importante che in campo educativo ehm, sia Utilizziamo un approccio integrale che contempli non solo le necessità cognitive, ma anche quelle fisiche, quelle emotive, e quelle appunto molto sensoriali, motorie, e tutto questo poi permette di lavorare meglio sul, e di far sviluppare le funzioni esecutive che sono correlate all'autocontrollo, all'attenzione. il relazionato con questo, che que è importante, nostra attitudine. nuestro ejemplo. Por ejemplo, cuando se graban las clases hay un momento crítico, que es cuando la maestra, el profesor, abre la puerta, e entra por la clase. Hay docentes que entran saludando, sonriendo y hay otros que entran resoplando, mirando para abajo. Solo hacen falta unos segundos para que el estudiante se haga una idea. di come va a funzionare esa classe. È importantissima l'attitudine, no? perché noi siamo un esempio, e, come dicevamo anche prima, no? che impariamo sin da piccoli, questo lo aggiungo io, però per legare a quello che ha detto prima Gesù, noi impariamo attraverso la limitazione, poi lo vedete anche tra i video, le video lezioni che mostrerà Gesù, come i bebè imparano a tirare fuori la lingua. E, appunto diceva che è importante l'attitudine che assumiamo tant'è che mh, registrando delle lezioni si è notato che il momento più critico è il momento in cui il professore la maestra apre la porta no e, e l'attitudine lì conta è rilevante e condizionerà tutta la, la, la lezione il modo in cui lo studente si approccerà al, al docente alla lezione perché se è un docente che entra sorridendo, capite bene che è ben diver diverso da un docente che entra sbuffando guardando, o guardando per terra, non avendo un contatto visuale con i suoi alunni. Y esto nos habla de la importancia del vínculo. En unos estudios clásicos, lo que se hacía era mostrar durante unos segundos, eh, 20, 30 segundos un vídeo a estudiantes donde aparecía un profesor que no conocían. Pues bien, en pocos segundos, estos estudiantes se hacían una idea parecida a la que tenían estudiantes que llevaban seis meses con ese profesor. Increíble. Increíble, pero cierto, es así. Dice... appunto ricalcando sull'importanza del legame, no? ci sono degli studi classici ehm, e fanno vedere come a degli alunni è stato mostrato un video di 20-30 secondi di un professore che non conoscevano assolutamente ed è stato incredibile come la loro idea rispetto a questo professore coincidesse con l'idea che avevano degli studenti che invece lo avevano avuto in vivo per sei mesi. La primera impresión cuenta, Jesús. La primera, la primera foto que se saca una persona cuenta. Sí, cuenta. Y esto también nos indica que, que la comunicación verbal es importante, pero también la comunicación no verbal, la, el, el poder de los gestos. Esto en la investigación se llama cognición corporizada: la conexión, ¿Cognición? cognición corporizada del cuerpo. Ah, sí. ¿eh? Sí sí, la sí, 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 El cuerpo cerebro es más importante de lo que creíamos. Transmitimos mucho a través de los gestos. Esto nos ayuda a entender también lo que la otra persona eh, está intentando transmitir. E incluso se ha visto que en el aprendizaje inicial de la lectura, las niñas, los niños aprenden mejor, no solo cuando ven las letras, cuando escuchan los sonidos, Sino también cuando practican el gesto de las letras, acción motora. Se mm. activa una región de la corteza motora que está directamente vinculada a estas otras regiones que intervienen directamente. Inicial okay. de la lectura. Ok. Sí, te frisaste, te congelaste un segundo. Eh, sí, bueno, es, eh, digo, <laughs> la práctica del gesto de las letras que ayuda a. Aprendendo a muovere, sì, sì, sì. eh? o sea, la partecipazione dello motor, del gesto, del corpo, molto più importante di lo che creíamos. E, chiaro, Gesù sta dicendo che la comunicazione verbale è importante, ma lo è tantissimo anche non, quella non verbale. E, è incredibile come il potere che hanno i gesti, no? quella che viene chiamata cognizione cor, corporizzata, corporale, no? E, e ci dice appunto ci dimostra come in realtà noi trasmettiamo tantissimo attraverso i gesti e un esempio lo possiamo constatare relativo all'apprendimento iniziale della lettura infatti si è constatato che mh, i bambini e le bambine imparano meglio al di là del fatto di vedere e sentire il suono delle lettere ma proprio eh, facendo dei gesti che le riproducessero no? quindi a livello con, con... Con, mh, collegandolo al, al livello motorio no? mi viene da pensare infatti Gesù che, eh, che a volte serve proprio a parte lo spazio grande ma anche balla ballarle o rappresentarle con il corpo l'ho fatto, fatto anche nelle mie le, con le mie classi però l'ho visto fare anche qua all'asilo nel bosco proprio la rappresentazione attraverso il corpo con dise disegni o con bastoni eh, delle lettere Y esto lo explica muy bien ya como el descubridor de las neuronas espejo. Seguramente habéis oído hablar de estas neuronas. Son neuronas que se activan al realizar una acción motora, levantar una taza, por ejemplo, pero también... Ok. Un segundo. Espera Jesús que te congelaste. Sí. En tanto tradujo lo sí. que he dicho. Sí, estaba explicando lo, lo que son las eh, neuronas espejo, neuronas que se activan al realizar una acción motora o también uh -huh. al observar a otra persona realizar esa misma acción motora, por ejemplo, levantar una taza. Uh -huh. Y Giacomo Richolati dice: el cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Maravillosa frase en la que se vincula esta idea, ¿no? El cerebro que actúa, el movimiento, el cuerpo, un cerebro que pueda aprender mejor. Por eso es tan, tan importante, como comentaba Margarita, el teatro, la recreación teatral, que, que, que ha mencionado antes. Giacomo Rizzolatti, eh, que seguramente, magari avete habéis sent sentido hablar, que eh, ha descubierto Neuronispecchio, y e él dice... Ancora di più, se avrete sentito parlare di questi, e, mh, ha scoperto appunto i neuroni specchio e come questi si attivassero grazie all'azione motoria e, e non solo nel compierla, ma anche nell'osservare un'altra persona compiere quest'azione, come per esempio alzare una tazza. E, e ha detto che un cervello che agisce questa meravigliosa frase quindi un, un cervello che agisce un cervello che si muove che è in movimento è un cervello che comprende quindi un cervello che può imparare meglio che importante il movimento fijaros in una revisione recente si è eh, confermato que la actividad física, tanto en la infancia como en la adolescencia, es muy importante para la salud global, para la salud cardiovascular, para la salud mental, para la salud, para el rendimiento cognitivo de los estudiantes. Por eso, parones activos durante la clase de unos poquitos minutos les va muy bien para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Por eso es tan importante un simple paseo, especialmente por un entorno natural. Nos va bien a todos, pero 10-15 minutos les va especialmente bien a sus estudiantes pues, hiperactivos, con mayor impulsividad. Bueno para el corazón, bueno para el cerebro. <laughs> um... Quanto è importante il movimento, l'attività fisica, mh, non solo nell'infanzia ma anche durante l'adolescenza. E si è visto proprio come l'attività fisica abbia un impatto considerevole sulla salute globale, quindi sul sistema cardiovascolare, sulla salute mentale, ma anche sui rendimenti cognitivi. Per questo sono molto molto importanti, e Gesù poi ce ne parlerà anche nel corso, ma come anche nel libro ce ne ha parlato, delle pause attive, no? anche solo di pochi minuti, ancora meglio. Se possibile, poterli fare all'aperto, no? 10-15 minuti. Una passeggiata ha un impatto incredibile sulla concentrazione, ancora di più, chiaramente per tutti. Ma ancora di più per quei per quelle per bambini o bambine che, eh, ha, mh, con, iper, con iperattività. Quindi conclude dicendo quello che è buono per eh, il cuore lo è anche per il cervello. Todas estas ideas las eh, analizaremos de forma más profunda pues, en, el, en el curso. Pero lo que está claro es que se está viendo qué que importante el arte, qué importante el juego, qué importante el movimiento, eh, el deporte, qué importantes los, los buenos programas de educación emocional para trabajar estas funciones ejecutivas que llamamos del cerebro, que son básicas para todo para el bienestar personal, para el rendimiento académico de los estudiantes, para el buen desempeño en la vida. Las personas que, que saben planificar, controlarse, pues en general, en promedio, les va mejor en la vida. ¿Cuánto son importantes el arte, el juego, el movimiento, los deportes, buenos programas de educación emocional que appunto favorecen un... Un, un buon lavoro delle funzioni esecutive cerebr cerebrali e quindi hanno un impatto sul benessere e sul rendimento non solo scolastico, ma proprio sulle prestazioni che, che facciamo durante la vita. Io non so se qualcuno intanto ha voglia di fare approfittare no, della presenza che oggi siamo anche. abertos a todo el público, eh, de aprovechar la presencia de Jesús para hacerle cualquier pregunta, dirá de dirá Sí, 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 claro que sí. Y fíjate si me permites, Margarita, un simple comentario, porque sí, antes, sí. en el inicio, hablaste de, de, de estas mh, eh, falsas interpretaciones de las investigaciones científicas, esto que llamamos neuromitos, ¿no? Falsas mm -hmm. creencias, falsas interpretaciones sobre las... Investigaciones científicas, asumiendo, por supuesto, que en ciencia no hay blancos y negros, muchas veces hay tonalidades grisáceas. Pues me gustaría compartir un ejemplo. Okay. ¿Sí claro, claro, perdón. Como le lo que dice Valisí, me quedé enganchada, mi vuelvo a meter el ejemplo. <laughs> E, e come dicevo anch'io all'inizio, no? parlavamo dei neuromiti, queste false credenze, e lui ci viene a sottolineare che nella, nella scienza non ci sono né bianco né nero, ma ci sono tutta una tonalità di grigi. Quindi, ora, attraverso questo esempi, esempio che a me mi ha lasciato con suspense, suspense ce, lo dimostra, ce lo mostrerà. Ospongo un esempio fantastico: è es il chiamato effetto Mozart. fijaros, la storia è la seguente. En los años 90 se hizo una investigación en la que participaron adultos y se vio en este estudio que estos adultos, después de escuchar una sonata de Mozart, se desenvolvían mejor en una tarea visuospacial. Ok. Quindi le, inizia parlando dell'effetto Mozart. Negli anni 90 è stata fatta una ricerca su, a cui hanno partecipato degli adulti e, e si è notato che dopo aver ascoltato una sonata di Mozart le, le loro prestazioni, eh, le loro prestazioni che di chiste eh, senso motorio, no? È in una tarea eh, visuali e spaziale visuale e spaziale, visuale, 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 spaziale le lo, la loro prestazione in questa attività. mejoraba este estudio no se pudo replicar nunca más ¿eh? en otros lo cual es muy importante en la investigación científica la réplica de los estudios en diferentes condiciones sin embargo fijaros la idea que se transmitió a través de la prensa las niñas y niños tienen que escuchar música de Mozart para ser más inteligentes sí E questo studio purtroppo non si è potuto replicare, cosa che invece solitamente con le ricerche va fatto, no? però la, la stampa che cosa ha tratto da questo studio? Che per i bambini e per le bambine era molto importante ascoltare Mozart per poter essere più intelligenti. Es vero, Jesús, el otro giorno vedevo el film Gli Incredibili con mi hijo lo diceva la, la babysitter del bambino, esta cosa. Sí, sí, en el, en el dibujo animado, los Increíbles, ¿no? Estaba la sí, sí, sí. niñera que lo contaba. Claro, fijaros, esto significa que la música no sea adecuada, no sea importante. No, la música es muy importante. Cuando escuchamos música que nos gusta, se activan un montón de regiones cerebrales distintas que participan de lo emocional, de lo sensorial, de la percepción, de la memoria. Se da una auténtica sinfonía a nivel cerebral. Y no solo eso, sino que además, cuando, por ejemplo, aprendemos a tocar un instrumento musical, todavía los beneficios son mayores. Sin olvidar la importancia, por ejemplo, de participar en la orquesta musical, donde se ponen en juego las funciones ejecutivas, lo mismo que pasa en una recreación teatral. Hay que recordar el papel, hay que aprender a esperar nuestro turno, hay que coordinarse con los compañeros, hay que adaptarse a situaciones novedosas, pues en caso de que un compañero se equivoque. È fantastica la musica per lavorare le funzioni esecutive. Questo non vuol dire che la musica non sia importante tutt'altro, perché quando ascoltiamo la musica si attivano delle regioni diverse nel cervello e è come se si creasse un'autentica sinfonia a livello cerebrale. Quindi eh, sì, ascoltare musica ha davvero tantissimi benefici e ancora di più ce l'ha eh, suonare, no? eh, produrre musica, ancora di più se in un'orchestra musicale, quindi dove sono coinvolte anche altre persone, lo stesso vale per il teatro, no? per le attività teatrali, perché ci dobbiamo appunto coordinare e cooperare con altri, eh, affrontare situazioni nuove, improvvisare. Hay muchos neuromitos muy arraigados, algunos seguramente os sonarán, y algunos también se comentarán durante el curso. Seguramente habéis oído hablar de que el mito del, del 10%, de que solo utilizamos el 10% del cerebro. Y no es así. Utilizamos el 100% del cerebro las 24 horas del día. Estás llegando continuamente sangre, glucosa, oxígeno a las neuronas, afortunadamente. También durante el sueño, que es una etapa más importante de la que creíamos. Durante el sueño se da una especie de regeneración a nivel neural que impacta y mucho en el aprendizaje, como analizaremos durante el curso. E, mh, ci sono tanti neuromiti. Uno dei più famosi è quello che, infatti, io conoscevo, è eh, quello del che utilizziamo solamente il 10% del cervello. Ed è proprio un neuromito, mh, è un mito che ha a che vedere con il cervello. Ecco perché la parola, no? E, mh, il cervello eh, funziona le eh, ha, ha tutto il suo potenziale al 100% le 24 ore del giorno e arriva tut tutto il tempo gli sta arrivando sangue, glucosio, ossigeno, sta arrivando appunto ai neuroni, ma e quindi funziona anche durante il sonno. Il sonno, come vedremo durante una delle, uno dei moduli del corso, ha un potere rigeneratore molto molto importante che ha un impatto eh, considerevole sull'apprendimento. asumiendo también que dependiendo de la tarea que estemos realizando se van a activar más unas regiones del cerebro u otras hay también a pesar de que el, tra el cerebro trabaja en red hay eh, bueno regiones especializadas en diferentes tareas E sottolineando appunto il fatto che dipende dall'attività o dal compito che stiamo svolgendo, a seconda di, di essa si sì, eh, attivano una o un'altra un regione del cervello no? che è specializzata in, quel determin, in quella determinata funzione. Ok, ehm, vedo che qualche. Molto, molto tipo... neuromitos. Sì, sí, sì. Sí. Già bueno, analizzeremo, però, qualche bueno, questione que che quiera preguntare. Uh... Sì, sí, anche se come pues possiamo interagire e possiamo analizzare, no? Sì, sí, magari se qualcuno ha voglia anche di condividere un neuromido che conosce, vedo che già stanno iniziando ad arrivare domande. Eh, claro mentre magari sì. ne fatene anche altre, eh, approfittate del momento. E possiamo debattere, assumendo molto importante Margherita che in scienza non esistono dogmi, eh? La ciencia es un suministro constante de pruebas en continua evolución. Hace unos años se explicaba en las universidades que el cerebro era inmutable, que nacíamos con un número fijo de neuronas. Y actualmente sabemos que el cerebro es tremendamente plástico durante toda la vida. Eso nos permite aprender durante toda la vida. Más plástico, por supuesto, en la infancia. Y que. Parece que somos capaces de generar nuevas neuronas, sobre todo en alguna región concreta como el hipocampo, muy importante para el aprendizaje. Ehm, è importante sottolineare che nella scienza non ci sono dogmi, mh, perché è fatta di prov, tentativi ed errori, quindi è in continua evoluzione. Prima addirittura si pensava che il cervello fosse immutabile, invece, ora è dimostrato quanto il cervello sia estremamente plastico, no? soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza, ma comunque al, diciamo, per tutta la vita e sembrerebbe proprio che siamo anche in grado di generare dei nuovi neuroni e questo è molto importante e viene con, per, per l'apprendimento dal momento che viene coinvolto eh, l'ippocampo. E questo è es super interessante perché si è visto che sono molto potenti i progetti nella scuola sul funzionamento del cervello, le incantano agli studenti. desde la etapa de infantil hasta la universidad, especialmente esos proyectos donde se pone el énfasis en esta capacidad de cambio del cerebro, de que somos capaces de generar nuevas neuronas, de que la inteligencia es maleable, de que en definitiva los estudiantes se pueden responsabilizar de su aprendizaje. Se ha visto que tiene un impacto especial, sobre todo en estudiantes en fase de bloqueo emocional o más desmotivados. No hay excusas, todos podemos aprender y mejorar, por supuesto, estamos programados para ello. Eh, son muy potentes los proyectos relativos al cerebro en todas las etapas educativas, desde la infancia que llegando también a la universidad. Eh, perché appunto fa sentire gli studenti protagonisti e permette loro di capire il funzionamento del cervello, soprattutto come diceva lui, no? Anche ehm, quando, qualora dovessero avere un blocco emotivo, no? Capire. Perché li sta succedendo e come disinnescarlo, e quindi, e perché gli si danno diversi strumenti, e come per esempio, gli si spiega quanto l'intelligenza e il cervello siano malleabili, e in questo modo li si responsabilizza del proprio apprendimento. Allora, c'è Luca che ha, ci tiene che rispondi a questa domanda: e come attivare i neuroni a specchio in una classe? Un esempio concreto. ¿Cómo ah. Sí, 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 no, lo, lo he entendido, fantástico. Okay. Estamos conectados desde la ciudad. ¿Qué podemos hacer en la práctica? Lo más importante es nuestro ejemplo. El profesor, mm -hmm. la maestra, el docente en general, que es motivado, va a motivar mucho más fácilmente a su alumnado. Cuando los profesores cooperamos entre nosotros, va a ser mucho más fácil enseñar a nuestro alumnado. ¿Qué es la cooperación? No podemos pedir a nuestros estudiantes que sean creativos si nosotros no hacemos el esfuerzo por ser creativos, por mostrarlo, porque por lo vean. Por lo tanto, lo que a mí me gusta decir, educarnos para educar. El proceso de transformación siempre parte de uno mismo. No nos mostramos de esa forma, va a ser más fácil generar el vínculo adecuado que se va gestando desde el primer día de clase. Y eso, efectivamente, lo, lo hacemos incluso con, con universitarios, con adultos. Por lo tanto, fomentemos el ejemplo y las neuronas espejo, es decir, a nivel neuronal, es una activación de forma inconsciente. Estamos programados para interpretar ¿eh? lo que hace el otro. Uh -huh. E quanto è importante il nostro esempio, rispondendo alla domanda di Luca, e il docente, un docente, un professore, una maestra, un maestro motivato farà, mh, sarà un ottimo esempio e farà sì che anche l'alunno sia motivato, no? E come anche nel caso della cooperazione, se il docente mostra di è cooperativo con gli altri colleghi sicuramente lo saranno anche i suoi alunni no e potrà insegnare loro come essere cooperativi grazie proprio all'esempio. Nel caso della creatività un insegnante non può chiedere ai suoi alunni di essere creativi se lui, per primo, lui o lei per prima non sono creativi. Quindi una frase che gli piace dire tanto a Gesù è educare noi stessi per poi poter educare. E quindi la trasformazione parte da... Da noi stessi per primi, e sin dal primo giorno di, della lezione, essere un esempio e ci tiene anche a sottolineare, eh, Luca, che la, i neuroni a specchio si attivano a livello inconscio, però sicuramente l'esempio è la risposta. Per questo, poi io penso sempre a quello che penso, mi viene da pensare a quello che dice sempre Paolo: no? Quanto è importante l'autoformazione dei docenti, no? Del, proprio per questo, per formarsi non solo a livello cognitivo ma anche a livello psicologico ci deve essere un accompagnamento e legandomi anche, permettimi Gesù, a quello che dice Lucas Malaisi e quello che anche Gesù stesso diceva, dei buoni programmi di educazione emozionale, non rivolgerli solo al, agli alunni ma anche alle famiglie e ai docenti e a tutti le persone che lavorano nella scuola o in qualsiasi altro contesto educativo. Molto importante, sì, sì, molto importante. Ok, andiamo con un'altra domanda. Uh, cosa ne pensa dell'ateria dei neuroni e specchio in bambini autistici? Che pensa che opinas dell'autoria dei neuroni e specchio in niños Autistas? Okay. Vale, se me, se me ha cortado, pero creo que, que preguntaban sobre eh, el tema de las neuronas espejo en el caso de los niños con autismo. Uh -huh. Es un tema controvertido, no se sabe exactamente bien. Lo que parece que está claro es que intervienen un montón de genes diferentes eh, en el autismo, que parece que la fase inicial eh, eh, la infancia temprana también puede ser importante. No se sabe exactamente a qué se debe. Hace unos años unos investigadores formularon una teoría eh, vinculando este, esta problemática, eh, el autismo, a, a, a una dificultad eh, en el funcionamiento normal de estas neuronas espejo, pero no lo sabemos a, a ciencia cierta. Lo que sí que se ha comprobado es que estas personas con autismo eh, 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 sufren una, lo que se llama la poda neuronal en exceso. Fijaros, permitidme que, que lo explique brevemente. De 0 a 3 años hay una gran reorganización a nivel cerebral. Un incremento de conexiones neuronales brutal. Pero este incremento de conexiones neuronales va acompañado de esta poda neuronal. A nivel cerebral se aplica aquello de úsalo o piérdelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de las personas con autismo no se da de forma adecuada esta poda sináptica y eso conlleva un exceso de conexiones neuronales. A nivel cerebral, el exceso y el defecto son inadecuados. Importante también el equilibrio y eso parece que acarrea problemáticas. Pero esta es una de las cuestiones que se ha identificado. Hay otras muchas. Es un problema complejo y también sabemos que en el autismo hay una gran variabilidad, hay mucha diversidad. ¿eh? Muy, muy complejo el tema de, del autismo. Y respondiendo a la pregunta de Elisa, es eh, un tema controverso porque en la... Intervengono tantissimi fattori nell'autismo e diciamo che non ci sono studi certi al, al, al riguardo, no? non si sa esattamente. Pochi anni fa eh, sì, dei ricercatori hanno appunto, parlando, mh, facendo ricerca sull'autismo, hanno mh, ipotizzato che fosse dovuto a un funzionamento. Uh, non diciamo un, funzi un funzionamento diverso dei neuroni a specchio, però questo non è stato ancora confermato, mentre sì, quello che è stato confermato è il fatto che mh, le persone con autismo abbiano come un eh, il fenomeno della, mh, della potatura neuronale, eh, che è appunto quella potatura che in qualche modo... Ehm, sfoltisce no? le, le connessioni e nel caso dell'autismo non, non si verifica perché sta la, la spieg spiegando che cos'è la potatura neuronale, lui ci dice che tra 0 e 3 anni c'è una grossa, c'è un'importante riorganizzazione cerebrale e quindi c'è un incremento considerevole delle connessioni neuronali e proprio grazie alla, alla, potat alla potatura neuronale che segue un po' il motto usalo oppure Perdilo, eh, in qualche modo si riesce a sfoltire. Questo però non si verifica nelle persone con autismo e quindi si ha un eccesso, e purtroppo ec eccesso né l'eccesso eh, né troppo né meno eh, vanno bene no? per la salute cerebrale e per questo lui ci parla di quanto sia importante poi l'equilibrio e ci tiene anche a sottolineare che, che l'autismo è difficile da definire perché c'è so eh, molta diversità. Aunque, por supuesto, sabemos que hay cuestiones generales que se han observado en las personas con Por ejemplo, les cuesta interpretar los mensajes sociales y cómo se han vinculado las neuronas espejo a este, a este tipo de aspectos. Por eso se creó esa, esa teoría llamada la teoría de los espejos rotos. Y un pequeño comentario, la, la poda sináptica o poda neuronal. Está programada genéticamente, pero también condicionada, afectada por el entorno, por el ambiente, por el aprendizaje, y será de forma diferente en las distintas regiones del, del cerebro. Ok, eh, pero claramente ci sono delle cuestiones generales, de, de, diciamo, de caracteres generali del dell autismo. Uh, quello per esempio che si è notato che alle persone con autismo cost, mh, hanno difficoltà ad di interpretare i messaggi sociali, per questo si è ipotizzato che avessero un ruolo determinante il neurone a specchio e si parla anche in una teoria degli specchi rotti. E poi ci tiene anche a sottolineare, riferendosi alla potatura eh, sinattica o neuronale... Que sí, es genética, eh, pero también es verdad que es condicionada por el ambiente, por el aprendizaje y va eh, las dalle diferentes dalle diverse regiones cerebrales. Y como curiosidad, se ha visto, esto es una correlación, eh, no es efecto causa, que hay más casos de autismo, sobre todo eh, cuando el padre tiene hijos con más de 50 años. Se ha identificado una mutación en el... En el en el esperma del país, de, que parece que se debe a, a este exceso de edad. Es como si de alguna forma estuviéramos también programados o, o como consecuencia del proceso evolutivo de nuestra especie para tener hijos antes y sin embargo por cuestiones culturales o sociales se está alargando este proceso. Este es otro de los, de los factores que también se han identificado. Aparte del componente genético, se han identificado un montón de genes que están vinculados a la aparición de, del autismo. Es un tema complejo. ¿eh? Una curiosidad que, comunque, no debe, no es una, causa, ¿no? Es solo una correlación. Se si ha notado que en eh, los niños con autismo, si fuese como una, una Che diciamo, molti, dei, molti dei bambini con autismo eh, avessero un padre eh, con di, mh, maggiore di, di età, no? come di, verso i 50 anni, come se ci fosse una, una mutazione nello sperma, e questo probabilmente è dovuto al fatto che siamo programmati eh, per tenere figli, i figli prima, ma poi a livello sociale, questo tempo no? si sta estendendo sempre di più. Ok, bene, vedo Elena che dice di riprendere. Sì, leggevo il commento di Elena. Non ti preoccupare, Elena. Comunque abbiamo anche per i corsisti, chi si iscriverà al corso abbiamo anche altri incontri, no? Sempre il giovedì. Quindi sì, sì, ci sarà modo di approfondire. e Poi partirà il modulo 1. Proprio accessibile da stasera dove ci saranno tutte le video lezioni di Jesus che sono ricche di contenuti e di informazioni, ma anche le attività e le dispense. E... Bene, quindi andiamo avanti con qualche altra domanda, perché giustamente, come dice Elena, è una, è una parte molto interessante questa delle domande, grazie anzi, anzi a voi di porcele. Ehm, allora, vediamo se Silvia e Lucia me l'hanno scelta qualcuno oppure vado io. Qual è e come deve essere Anna? Ah, no. Vado alla prima, Silvia. Quale e come deve essere una buona educazione emozionale? Che poi è qualcosa che abbiamo visto parecchio anche con, con Lucas e approfondiremo martedì durante l'incontro con l'Accademia. Ci sarà proprio Lucas. Bueno, lo che le investigazioni nos dimostrano è es che que i buoni programmi di educazione emozionale hanno eh, un impatto positivo nel desarrollo di de competenze socioemocionales básicas en los tempi attuali. Empatía, autocontrol, resiliencia, etcétera, etcétera. Pero además tienen un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. No podemos separar lo emocional de lo cognitivo, otra vez. Pero la gran pregunta que nos planteamos es: ¿Y qué condiciones tienen que cumplir los buenos programas de educación emocional? Traduces, Margarita, y respondo. Gracias. gracias. E, se appunto le ricerche hanno dimostrato come i buoni programmi di educazione emozionale hanno un impatto davvero positivo e, e soprattutto nel, 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 nel fomentare le competenze socio-emotive socio come per esempio l'empatia, la, la resilienza, ma anche proprio incidono positivamente sul rendimento accademico. Por eso es muy importante no separar el, el, el plano cognitivo de lo emotivo. Y esto se ha visto en todas las etapas educativas, ¿eh? desde la infancia hasta la, hasta la adultez. La gran pregunta es: ¿y qué condiciones deben cumplir los buenos programas de educación emocional? Pues se han identificado varios factores que también analizaremos durante el, el curso. Uh -huh. Ok <laughs> se han un poco afirmado. sesión Okay. Sí, de Basar el, el programa de educación emocional en un marco conceptual sólido, es decir, utilizar uh -huh. un modelo testado. Me da igual que sea el modelo de Goleman, el modelo de Vizquerra, el modelo, pero hay algo que se haya investigado porque prácticamente todos los modelos trabajan las mismas o parecidas competencias emocionales. l'autoconscienza emozionale, la gestione delle emozioni, la motivazione, l'empatia, eccetera, eccetera. Essa è una condizione importante. Ora commento mm -hmm. una cosa. Ok, una delle condizioni, eh, appunto, per, per, per i buoni programmi di educazione emozionale è che abbiano un contesto di riferimento teorico eh, ben fondato sulla ricerca. Non è importante quale essa sia, diciamo a quale, a quale modello ci si riferisca, può essere quello di Goleman o di Raffaele Biscarra, però sì, que, per esempio prendendo questi due, tutti lavorano sulle competenze emotive di base. Otra molto importante è far partecipare nel programma a tutta la comunità educativa: mm -hmm. studianti, docenti, equipo direttivo, asesores, famiglie. Hai che far partecipare le famiglie, che intervengano, insegnarle, formarle, molto, molto importante. Un'altra un condizione importante è far partecipare tutta la comunità, no? quindi non solo la, gli studenti e i docenti, ma anche la, la, eh, la, nel, la, la direzione, gli assessori ed è super, super, super importante che partecipino le famiglie. Otra es utilizar dinámicas activas, eh, pues juegos de roles, recreaciones teatrales, eh, ver vídeos, películas, dinámicas activas que hagan participar de forma activa al estudiante y que se vinculen a situaciones reales, a situaciones cotidianas, para que sepan realmente los estudiantes qué hacen y por qué lo hacen. Muy importante en la educación y también en los programas de educación emocional, clarificar los objetivos de aprendizaje. Uh -huh. È anche importante utilizzare dinamiche attive dove gli studenti si sentono protagonisti, come per esempio il gioco di ruolo, no? E che siano comunque delle dinamiche relazionate a delle situazioni reali dove sia ben chiaro: il, quindi, per gli studenti sappiano perché, che cosa stanno facendo e perché lo stanno facendo. Quindi, che siano ben chiari gli obiettivi di apprendimento. Un'altra questione molto importante. es que la educación emocional tiene que estar vinculada directamente a la cooperación. Estas dinámicas activas tienen que fomentar el trabajo cooperativo. Pero no podemos cooperar, cooperar es más que trabajar en equipo, si no se han adquirido competencias socioemocionales que nos permiten cooperar, vinculadas a... El respeto, la solidaridad, la empatía, la aceptación de la opinión discrepante, etcétera, etcétera, que hay que ir trabajando a través de dinámicas, semana tras semana, eh, mes tras mes, etcétera, etcétera. Muy importante. Eh, estos buenos programas de educación emocional, para que tengan buenos resultados, se requiere tiempo, paciencia. Mm -hmm. L'educazione fondamentale per l'educazione emozionale è le la cooperazione, quindi il lavoro cooperativo, e perché grazie alla cooperazione si è possibile lavorare sulle competenze socio emotive come rispetto, eh, la solidarietà, l'empatia, l'accettazione, quindi attraverso delle dinamiche, però sempre mh, eh, mh, diciamo essendo ben consapevoli che ci vuole del tempo, no? infatti i risultati si vedranno nel tempo come ci tiene a sottolineare Gesù, quindi pazienza. pazienza. E... La pazienza, l'essenza della de, de funzione esecutiva è es para, pensa e attua. Y esto hay que enseñarlo ya desde pequeñitos. Y un último factor que es muy, muy importante es la evaluación. La evaluación del programa antes de su aplicación, durante y después. Evaluar para aprender. Los estudios han identificado toda una serie de ítems que nos pueden guiar en este proceso. Qué importante en la educación es la evaluación. Repito, evaluar para aprender, evaluar no es calificar, es mucho más. Evaluar consiste en identificar los conocimientos previos, en, en ofrecer un feedback adecuado, en priorizar el proceso, no solo quedarnos en la fase final del aprendizaje. Un último factor es la valutación es prima, durante y después del proceso de aprendizaje, para una valutación que sea... Eh, mirata eh, diciamo a favorire l'apprendimento che non si limiti semplicemente al mettere voti e eh, che quindi sia un feedback adeguato eh, vedo che ecco, siamo per chiudere però mh, ci terrei comunque a. vedo che ci sono altre domande mh, magari qualcuno vorrà rispondere no Jesus eh, vediamo quella che aveva messo prima Silvia Uh, allora, era sotto Come coinvolgere un bambino positivo che non vuole partecipare all'attività? Quale linguaggio verbale e non verbale sarebbe migliore? Uh, difficile la domanda, no? Perché eh, eh, se a niña e se niño non sappiamo realmente por ¿Por qué se de esa manera? Si tienes familiares, no. Por eso es tan importante generar el vínculo en clase, conocer las necesidades de todos los estudiantes, conocer la vida de esas personas. Porque si no, estamos eh, teorizando. Recuerdo, por ejemplo, en una investigación que realizamos con, con niñas y niños de cinco añitos hace un año y pico, que claro, era, era un entorno muy diverso. Y recuerdo, por ejemplo, un niño... Al que le habían quitado la custodia a la mamá porque era drogadicta. Pues fíjate las problemáticas que tenía ese niño, que tenía que vivir con su padre solo y su padre también lo estaba pasando fatal. Pues es complicado. A veces hay que conocer eh, lo que lleva en la mochila ese, ese niño para eh, intentar pues buscar la, la solución. La conexión con la familia es muy, muy importante, porque si no, es, es imposible intentar eh, buscar soluciones adecuadas para, para, los, para los problemas. Y muchas veces, pues, los niños explotan y tienen necesidad de eh, exteriorizar sus problemáticas internas de esta forma. Eso pasa mucho. Dice appunto, riprendo dalla fine, no? che molto spesso i bambini hanno bisogno di esteriorizzare in questo modo no? rispetto alla domanda. Eh, quello che hanno dentro. Quindi eh, poi mi viene da pensare che Paolo, se fosse stato qua, avrebbe risposto: Dipende, no? nel senso che è quello che sta dicendo Gesù, eh, non sappiamo quello che, che il motivo per cui il bambino agisce così, eh, è importante generare un legame con tutti i bambini. Sicuramente per questo è fondamentale eh, conoscere la loro vita, le loro necessità, le conoscenze previe. Dice che in una ricerca di qualche anno fa eh, si erano approcciati con dei bambini di 5 anni in un ambiente molto diverso e c'era questo bambino che, che appunto non, alla mamma gli era stata tolta la custodia e lui viveva con suo papà e, e il papà pure stava molto male, no? E, e quindi eh, come, come, come poter. Eh, definire un bambino se non si conosce quello che lui porta nel, nel, suo, nel suo zaino ed è fondamentale il lavoro con la, la connessione e lavorare insieme alla famiglia. Permitemi un esempio concreto, Margarita. Sí. Nel caso de los studenti iperattivi, si è visto che quando reagiscono in forma impulsiva, la migliore strategia non è il ragionamento, non è lo puramente cognitivo. Los calma mucho más un abrazo, una mano tendida en el hombro, que no un montón de, de rollo de explicación. Vuelve a aparecer la comunicación no verbal. Qué importante. Un esempio concreto è con, i, con gli alunni con iperattività no? che quando hanno dei momenti impulsivi eh, si, è, si è notato proprio come il ragionamento no? ricorrere al piano cognitivo non serva quanto invece lo, è molto più utile ehm, abbracciarli o mettergli una mano sulla spalla e quindi ritornando a quello che diceva prima quanto è importante il linguaggio non verbale Dice che effettivamente un rinforzo può essere una sonrisa, una mirada di approvazione, un abbraccio mm -mm. un rinforzo può essere un sorriso uno sguardo, un abbraccio e... ma mi sentite perché vedo che Silvia mi dice che non mi sente più spero che sia, cioè nel senso che non sia un problema collettivo mi ha fatto sorridere e... che hanno detto ah sì ok, Lucia e Silvia che le saluto approfitto e le ringrazio, mi dicono che si sente grazie, sì sì e vedo che qualcuno ha detto ma non si può Elisa dice ma non si può allu allungare il tempo del webinar ho apprezzato tantissimo sì, è la domanda di Elisa perché si vede che è entusiasta no, dei contenuti del corso e, e anche io rimarrei ora ad ascoltare Gesù. però mi è piaciuta tanto anche la risposta di Annalisa che, che ha ripreso quello che ci ha insegnato oggi Jesus, e sì, ma il sonno è fondamentale per la rigenerazione cerebrale, è anche vero che pure l'attenzione a un certo momento cala e i contenuti sono tanti e, e avete anche il modulo 1 che veramente vi strabiglierà, e anche altri incontri e la possibilità poi di interagire sul gruppo Facebook ho visto che già abbiamo iniziato. Gesù, su alcuni si sono presentati con l'attività che hai proposto tu, della Pietra, anche io stessa che mi sono presentata con il mio oggetto portafortuna che porto al collo durante il webinar. Sí, y efectivamente en el, en el primer módulo, pues nos vamos a introducir en el, en el funcionamiento del cerebro y nos vamos a adentrar en cuestiones que están directamente vinculadas. Qué importante en la educación suscitar la curiosidad a través de una pregunta, de un reto cognitivo, de un juego, un debate. Despertar las emociones, porque cuando despertamos las emociones, facilitamos la atención. Cuando estamos atentos, es más fácil hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender. Las investigaciones neurocientíficas nos están suministrando información muy, muy relevante que podemos aplicar en cualquier contexto educativo. E appunto dice che durante il primo modulo e il secondo vedremo quanto la curiosità ha un ruolo fondamentale no? nei processi di apprendimento e, e quindi quanto siano importanti le emozioni eh, nel, nel risvegliare e nel fomentare l'attenzione che a sua volta poi favorisce i processi di consolidamento della memoria. E, e Quindi le ricerche ci stanno apportando, stanno apportando un sacco di contributi importantissimi e rivelanti, nonché molto utili in qualsiasi contesto eh, educativo. Luca, sì, è stato caricato il modulo 1, lo trovate sulla piattaforma Tinkific, dovrebbe essere già carico da stasera, quindi godetevelo e, e niente, poi ci racconta, la prossima settimana avremo il webinar. Eh, relativo al modulo 1 con le vostre domande, le vostre riflessioni e le tante altre attività e, che, e, che ci darà Gesù e ci stupirà come al suo solito. Bene, allora, come, come dice Annalisa, forse è il momento di, di, di andare tra le braccia di Morfeo e rigenerarci. E non so Gesù se vuoi dirci qualcos'altro. Ok, e, bene. Sì, vedo che qualcun, qualsiasi difficoltà avete potete scrivere nel group, nella, nella mail formazione Ecco qua, alle nostre mitiche Silvia, Elena, Lucia e Laura. E Gabriella, come abbiamo risposto, è stato caricato sulla piattaforma Tinkific, che è la, anche detta ala virtuale, però per qualsiasi difficoltà puoi scrivere alla formazione chiocciolasinoelbosco.com. Ok? Bene. Allora vi auguriamo buonanotte a rigenerare il cervello e le connessioni <ride> neurali. Grazie. 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 Buonanotte. Grazie. Ciao a tutti. Eh, buonanotte. Grazie mille. Grazie. Eh. Grazie. <ride>